formazione ed istruzione. Perché solo la conoscenza rende liberi. Servizi alla persona, perché vi è più gioia nel donare che nel ricevere. Ricerca e sviluppo, perché nella ricerca alberga lo sviluppo, il solo in grado di rendere abili di scegliere. Progettazione ed erogazione di servizi di promozione, marketing e comunicazione. Perché nel comunicare, spesso, si nasconde la soluzione. Associazione Progetto Giovani. Innovativi per tradizione. Dal 2007 Medi Networks offre alle aziende e ai privati sistemi di connessione evoluti, basati su tecnologie che permettono di far arrivare internet veloce ad Alcamo e in tutta la Sicilia. Offriamo soluzioni su misura e ti assistiamo passo dopo passo per migliorare l'operatività della tua azienda e connettere la tua casa senza DSL alla rete internet veloce. La nostra rete è senza cavi e portiamo la banda larga ovunque. Grazie ad una tecnologia che permette di raggiungere anche zone non coperte da servizi di connettività tradizionali. Potrai telefonare e navigare senza linea fissa o abbonamenti telefonici ad altri operatori e con tempi di attivazione immediati. A noi bastano 2 ore. Medi Networks, tecnologia evoluta che cresce insieme a te. Medi Networks, il tuo internet service provider di fiducia. Internet a banda larga a partire da 10 euro al mese. Connessioni in fibra 100 MB in promo a soli 23,80 euro al mese. Medi Networks, il migliore servizio al miglior prezzo. Chiama ora allo 0924 51 45 61. Per lasciare un mondo migliore ai nostri figli. Per risparmiare soldi ed energia. Per portare la luce del sole nelle nostre case. Perché cambiare si può. Perché non è ancora troppo tardi. Lemon Sistemi. Tutti i colori dell'energia.
Non essere giù perché la tua donna ti ha lasciato. Ne troverai un'altra e ti lascerà anche quella. Buon pomeriggio e auguri a tutte le donne! Donne, auguri 8 marzo! Donne, tantissimi auguri, voi che siete già in ascolto di A Porte Aperte qui in diretta su AP Web Radio. Un mondo di auguri, un mondo di bene e di felicità! Sì! Noi donne e non dobbiamo essere capite, non vogliamo essere capite, noi donne vogliamo essere amate. Amate, basta. Che belle parole, Valentina, ma d'altra parte giochi in casa tu, visto che sei una donna. Guarda, Valentina, ti posso già dire qualcosa? Dimmi tutto. Sì, però quello che dico io sto sempre... Cerca di fare il serio almeno oggi, eh? Allora, noi... involendo, ci siamo vestiti, io e Valentina. Ci siamo vestiti ed è già una cosa, dovete già ringraziarci solo per questo, eh? Da mimose, dal rametto di mimose, perché se voi guardate c'è Valentina che è la mimosa e io sogno che la rama è vero, sono in verde. di verde. È vero, Valentina? Sì, eh? Sai, a volte questo colore corrisponde anche, sai quando i bambini magari hanno un po' di mal di stomaco? Però poi sono io quello, grazie. Alle donne tanto amore, tante carezze, e poi se ne riesce a cos'è, ma brava, complimenti. Siamo così, con questa meravigliosa canzone di Fiorella Mannoia, abbiamo deciso di cominciare questa nuova puntata di A Porte Aperte oggi 8 marzo, festa della donna. Auguri, auguri, auguri a tutte le donne, auguri alle donne. Esatto, abbiamo qui con noi anche il professor Cimabue. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Buonasera professore. E soprattutto tantissimi auguri alla sua donna, alla signora professoressa. Anche a te, Valentina, tanti auguri. Ma grazie. Grazie professore. E allora, buonasera, caro il mio Ciccio. O Ciccia, il come tuo mi vuoi... entusiasmo è sempre travolgente. Contagioso. Valentina, sono io quello che ti devo fare i complimenti oggi. Non dobbiamo andare fuori copione, capito? No, ma io sono per la parità dei sessi. Io sono una donna sincera. Esatto. E quindi tu sei per me, per tutti. Grazie. Ciccio Labita. Grazie mille. Oh, yeah. Al mio fianco la mimosa, per oggi solamente, poi gli altri giorni si trasforma in un fiore così profumato che il suo profumo... Vabbè, dai, lascia stare, che è meglio, vai, dai. Tutto il mio corpo però si sta rilassando. Signore e signori, Valentina Renda. E alla parte tecnica e seria del programma, il nostro magnifico Paolo Di Bella. Grazie Paolo, sempre. Figuratevi, mi è piaciuto soprattutto quando ha detto Valentina la parte seria. Ma perché? E poi a tenerci in compagnia il nostro amato professor Cimabue. Oh yeah. Professore, tra pochissimo lei ci farà. Sì. Da professore. Guardi, io ho paura. Io ho già una lezione bellissima. Sì, ecco. Avremo modo collegatevi di perché ci sarà veramente. Adagio. Allora, caro Ciccio, come il nostro pubblico può ascoltare il nostro programma A Porte Aperte su AP Web Radio? Come? Io l'ho chiesto a te. Allora, ascoltate, oggi è la mia festa, quindi io non è che posso lavorare. Okay. Gentilmente, io oggi voglio fare l'ospite. Ah, pure ospite! Certo! Per fermare la trasmissione, faccio bene io se sei ospite, faccio bene la scupa che canta con tutti questi mimosi, non si sta capendo più niente. Che poi se c'era messo oggi lo ca e sta mimosa era un naso via di semmiare tutto il tempo. Scusatemi per questi miei introiti siciliani. Sì. Poi vi mettiamo intercalari. Vi mettiamo il sottotitolo. Ci potete guardare direttamente in diretta sulla pagina di Facebook su AP Web Radio and Social TV, oppure sul canale 93 del digitale terrestre su Video Sicilia.
E ancora potete ascoltarci sul nostro sito www.apwebradio.it e scaricare gratuitamente l'applicazione direttamente sul vostro telefono AP Web Radio, solo per sistemi Android, almeno momentaneamente. E come tutte le più belle puntate del mondo, signore e signori, anche noi abbiamo una sigla di presentazione. Valentina, sei pronta? Assolutamente sì, mettetevi comodi perché sta per iniziare una nuova puntata di A Porte Aperte. Sigla! C'è freddo fora, non so come deve cambiare nel periodo estivo questa dicitura finale. Ma perché però... noi andremo in onda anche quest'estate? Certo, come certo, no? Ma ci mancherebbe. Ma andiamo in ferie? Non si va in ferie qui a Happy Web Radio, sempre in diretta, sempre con voi, quarta puntata di A Porte Aperte. Qui con noi, ospite della trasmissione, avremo a Lidia Schillaci. Assolutamente, no? Sì, con lei parleremo del suo passato, del suo presente e soprattutto dei suoi progetti futuri. Esatto. Allora, cara Valentina. Sì. Quindi, festa della donna, festa, io mi permetto insieme a Paolo e al professor Cimabue, una festa anche tutta per te. Quindi non vedo l'ora di scoprire tutte le sorprese che avete in serbo per me, tutto il pubblico femminile di A Porte Aperte. E allora, se sei stata brava e te ne sei accorta, io ho fatto un regalo sia per te ma anche per tutta la redazione di AP Web Radio, che sono le mimose. Sì, però Ciccio, giusto? Forse tu non hai ben capito cosa volessi dire io. Cosa? Tra l'altro non mi sorprende che un uomo non abbia capito quello che io volevo dire. Quando io la scorsa settimana ho detto che volevo le mimose, intendevo la torta mimosa. Io che cosa ci devo fare con quel... Perché quando pure puzza qua. Ma mi danno pure fastidio. Cioè, ma tu stai torta mimosa intendevo io. Ma adesso verrà la torta mimosa. Abbiamo chiamato un bar qui nelle vicinanze, adesso ti porta la torta mimosa. Di Andrea Carrera 58. Esatto. Allora, quindi hai visto che ti ho portato le mimose. Grazie. Già questo è un gesto meraviglioso. Assolutamente, no? Ma grazie Ciccio. Anche perché ho scelto il più bell'albero che ci poteva essere nella A29. Che mi infuriavo tutta la 29. Cioè praticamente tu ti sei fermato in autostrada. Io contro... Certo. Per raccogliere le mimose. Infatti non è che la sono andata a comprare. La prossima volta che vai in autostrada l'albero... devi giocare in autostrada. Assolutissimamente. A Mosca cieca. Sì, è un calpattia ben. Cioè l'albero più bello. Ho raccolto questi tre mazzettini di mimose perché ho pensato: albero bello, Valentina è bella, quindi devo raccogliere per forza queste belle mimose di quest'albero. E allora, però... che favore vuoi fatto, Ciccio? No, troppi, niente. Troppi complimenti mi stai facendo. No, niente, oggi, no, niente favori. Niente favori, niente favori. Forse qualche piacere. No, scherzo. Attenzione, scherzo, attenzione. Scherzo, auguri, scherzo, Robby. Scherzo. Però, le sorprese non finiscono qui. Perché io ti ho fatto la sorpresa. Mm. Ma anche il professor Cimabue. Professore, lei ha una sorpresa per me. Allora, se professore lei è pronto, io sono pronto. Si può accomodare dietro la tenda? Aspetta, voi siete pronti? Io un po' meno, eh. Aspetta un attimo che mi tolgo un attimo la cuffia. Ok. Perché me ne stavo andando con la cuffia. Esatto. Grazie mille. Dove va? Paolo, tu hai qualcosa per me da darmi? Grazie, che bel regalo, grazie professore. Ok. Che io mi devo levare adesso pure la cuffia comunque. Devi toglierti la cuffia. Eh sì, certo, perché devo far vedere la sorpresa. Le orecchie. No, del professor Cimabue, onestamente. Tutta allora, per te. Sto iniziando seriamente a preoccuparmi. Che qualcuno mi venga a salvare gentilmente. Assolutissimamente. Assolutissimamente. Ecco qua. Ok.
Grazie. Ma quindi... non possiamo anticipare l'intervista a Lidia Schillaci? Ma la devo fare così allora? Devo fare così, Paolo? No, lo faccio un po'. Cioè, ti puoi muovere, puoi andare pure là. Ok, e per girare lo schermo no? Sì, lo puoi girare. Aspetta un attimo, qua tutto ovviamente in diretta. Ovviamente, caro oggi, pubblico, come sempre, tutto in diretta oggi. Ciccio e Paolo si fanno un po' i fatti loro, sempre qui in diretta, Valentina, questa risata è diabolica. Ma perché sono venuta in radio oggi? Perché? Valentina, ti abbiamo detto che questa è una tua sorpresa, è un regalo, punto. È un regalo per me. Ma lo devo, il fiocco ce l'ha, sta sorpresa? Devo scartarlo? Allora, è probabile che ci sia il fiocco, però io non ti auguro, insomma, grandi... Allora, ci siamo quasi, Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Sì, adesso si sentirà, vai. Cioè, il nostro regista mi ha spento il microfono. No, perché ho sbagliato, ma ci sono tanti in plastico. Hai ragione, anche questo è vero. Anche questo dove è vero. Devo guardare, ragazzi? Allora, adesso un attimino. Andiamo che c'è freddo. Apriamo. E allora, un attimino. Ok. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Cioè, noi dobbiamo invitare la gente, causa Covid, a rimanere a casa, così li invitiamo a scappare. Cosa c'è? Sento puzza di bruciato. Sì, è probabile. Allora, vediamo. Proviamo. Ok, Ciccio, ci sei, Sei in onda. Ok, sono in onda, Tra l'altro il nostro regista sta facendo, il nostro Ciccio sta facendo anche da regista. Sì, pronti? Quindi sono in onda così. 3, 2, 1, alza un po'. E vai! È tutto mio, professore! No! Oh mio Dio! Ma abbiamo le telecamere puntate sul professore? Vai, professore! È tutto per te! Oh mio Dio, dai, un pezzetto anche per te, Ciccio! No, ve lo prendi tutto tu! No, io voglio condividere! 850 kg! Non è vero! Dio, vai, è tutto tuo, Valentina, guarda, vai! Fammi sognare, tu, guardalo! Ma non ci posso credere! Io stasera ci avrò gli incubi! Grazie. Professore, io direi di fare tutta la trasmissione in questa maniera. Grazie mille, professore. Oh, io voglio la trasmissione così. La trasmissione così. Sento freddo. Non mi interessa. Io voglio condividere questo regalo magnifico che mi hanno fatto i miei colleghi, in primis il professore Cimabue, con tutte le donne che stanno guardando a porte aperte su Happy Web. Guarda, siccome... La prossima volta anche meno però, Mamma mia, mi si è bloccata la crescita. Cioè io che speravo ancora di crescere un po'. Pensavo invece, di farti un regalo, perché il professore mi chiamò e mi disse: sai, siccome somiglio ad Aquaman, con questo tatuaggio che ha qua, no? Ha detto, chi più meglio di me può fare uno spogliarello a Valentina e regalargli questa stazza di uomo. No, di... più che Aquaman mi sembra che somigli al famosissimo attore turco che va tanto di moda adesso. Che è Sandokan, no? Esatto, quello che deve fare Sandokan. Kayman, quello che adesso sta insieme a Diletta. Sì, no. Quello che sta insieme sì. a Diletta Leotta. Quella che ha le cose belle, sì. Okay. A proposito di Kayman, siccome molti mi hanno scritto, sì, è vero, io e Kayman stavamo insieme, poi io l'ho lasciato perché si è tagliato i capelli e lui, per farmi un dispetto, si è fidanzato con Diletta Leotta. Ah, quindi vuol dire... Ah, però capito, non si fa così, La nostra Valentina io trattare... non voglio essere inopportuno, ma a me una volta mi chiamavano Kayman, pure a me, però dalla parte di sotto. Perché gli prendevano le penne, capito? In quel momento c'era una cosa. Allora attenzione, sta arrivando dei messaggi. Pietro Regina dice:
Calma, professore, sei unico. Tutto per te. Grazie, tutto grazie. Per te, tutto per te. Mariangela, ciao, Pietro. Mariangela Accardo dice: chiamate la buon costume. E Betty Maimone dice: Arasciugo acqua. Sì, perché è uno dei suoi preferiti. Allora, dovete sapere che la signora, mia moglie, lei mi fa, tiene ad Aquaman un poster nel mio armadio, quindi, e io glielo lascio, lo lascio mettere, vabbè, dai. L'importante è che mi tradisce con un poster, va bene e così. E finché con un poster ritieniti fortunato, eh? Esatto. Allora, io voglio assolutamente, no? Concedetemelo, fare tantissimi auguri in questa giornata così importante e speciale a mia madre e a mia sorella, che sono le donne della mia vita. Auguri! Ciao. Auguri! 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 Auguri a tutte le donne, auguri a tutte le donne, veramente. Abbiamo anche il numero di cellulare, magari volete mandare qualche messaggio per fare gli auguri a qualcuno in modo particolare, li facciamo noi per voi qui in diretta. Okay. Il numero è 339-8249-046, ma tanto se ci guardate da Video Sicilia trovate il numero scritto in sovraimpressione. E anche io ho un augurio da fare, se mi permettete. Sì, vai. Tu sei la mia donna. Sono così fortunato e orgoglioso di essere tuo marito. Tu sei stata il mio sì più sincero. Ti amo, Roberta, la mia donna. Mamma mia, lo dovevo fare, Roberta, lo dovevo come fare. Sei fortunata. Lo dovevo fare. Bravo. Grazie, Ciccio, Valentina. Perché le cose belle si devono dire. Bravissimo, Ciccio. E allora, Valentina, 18 e 31 minuti primi. Secondo sì. me siamo pronti per intervistare? Che dici? Siamo pronti per l'intervista tutta al femminile della nostra puntata di A Porte Aperte, caro regista? Sì. Sentiamo. Vediamo se c'è, arriva. Okay. Sentiamo se risponde. Vediamo un po'. Vi abbiamo già anticipato chi sarà. Pronto? Lidia, sei in diretta su Happy Web, a porte aperte. Ciao, Lidia! Ma buonasera, come sono contenta, come state? Bene, bene. Benissimo, cara Lidia, io ci tenevo tantissimo ad averti nel giorno della Anch'io. Festa delle donne. Sai perché? Perché sei... Perché? Dimmi. Perché tu sei, per chi non lo sapesse, no? Magari abbiamo un pubblico non soltanto siciliano, che ci ascolta... Sì. Da tutta Italia e non solo. E, sì, e allora li saluto tutti. Grazie. Lidia Schillaci, siciliana doc di Castellammare del Golfo, ha portato la sua voce, il suo talento in tutto il mondo. Tu, Lidia, sei una delle voci italiane che attualmente fa sognare tutti. Sì, è vero. Sei meravigliosa. Ma grazie, Lidia. Ma che complimento, grazie mille. Ma ci guarda. Sta tutto, prendilo tutto questo complimento, è tutto tuo. Ma grazie, grazie, guarda, vi ringrazio tantissimo e mi fate emozionare. Io è bello, bello. Sì, sì, sì. Allora, è bello poter essere con voi in questa giornata perché... come dire, in Francia è festa nazionale. Dovremmo farla diventare anche noi festa nazionale, più che altro per cercare di civilizzare un po' di più il nostro paese, visto tutte le ultime certo. cose che sono successe ultimamente, soprattutto per sapete, appunto, riguardo ai femminicidi, insomma, quindi questa cosa qui mi sta molto, molto a cuore, non tanto per festeggiare la donna e far sì che sia una cosa così, tanto per dire auguri alle donne e basta, ma per renderci conto di quanto la società sia veramente legata indissolubilmente alla figura della donna, che è madre, che è terra, che è tante cose, quindi veramente sarebbe bello anche noi poter fare una cosa del genere. Chissà, forse arriveremo anche noi a farlo. E ricordiamo soprattutto a tutti gli uomini che ci ascoltano in questo momento che loro sono nati da una donna. Non lo dovrebbero dimenticare mai. Devo dire anche spezzare una lancia, che ci sono tanti uomini fantastici che fortunatamente gli uomini sono quelli no, non buoni, diciamo così, sono la minoranza, e questa minoranza va combattuta dagli uomini e dalle donne, perché sono veramente tanti uomini meravigliosi. Allora, Lidia, grazie mille per questo messaggio importante che tu hai voluto dare a tutto il nostro pubblico.
E voglio farti grazie. Subito una domanda. Ma c'è stato sì. un momento nella tua vita, nella tua carriera, in cui hai pensato, se ero uomo questo non sarebbe accaduto, se fossi stata uomo... Mamma mia, mamma mia, quante volte guarda, tantissime volte mi è successo, perché insomma, vuoi non vuoi, diciamo che le donne devono un po', tra virgolette, lottare un po' per essere considerate e non essere giudicate soprattutto, perché è più che altro il giudizio quello che da sempre ci portiamo addosso come un macigno, il giudizio degli altri, dover sempre essere timorose del giudizio altrui, quando invece non dovremmo assolutamente esserlo per nessuna cosa al mondo. Quindi più che altro è questo quello che va cambiato, e quindi mi è successo, però piano piano le cose fortunatamente stanno cambiando, stanno migliorando. Si parla tanto di parità dei diritti, di genere, adesso di tutti i generi ovviamente, e quindi è importante questa cosa, è importante che ci sia questa, che si accolga la diversità e che si accolga qualsiasi cosa, insomma. Allora Lidia, noi ti conosciamo bene da parecchio tempo e hai iniziato giovanissima con sì, la tua grande passione, il tuo grande sogno, che adesso è diventato un mestiere. È diventato il mio lavoro già da tempo, ormai sono 25 anni che posso dire che lavoro nella musica, nello spettacolo, insomma tante cose, quindi ho iniziato prestissimo. E ho iniziato da piccolina in Sicilia, a 8 anni ho fatto il mio primo concerto, e poi con il jazz, con la musica classica, gli studi di pianoforte, poi è arrivato Operazione Trionfo e poi i tour mondiali con Ramazzotti, i tour con Elisa, con Mass, e da lì a venire insomma tantissime altre soddisfazioni, tantissime altre cose. Diciamo che di strada se ne è fatta tanta. Lidia, c'è stato un momento in cui hai detto basta, mollo tutto, mollo la musica? Sì, c'è stato, è successo anche questo, perché in certi momenti non è facile. Un po' di anni fa, diciamo che mi era balenata per la testa il fatto di voler cambiare mestiere, riprendere gli studi e dire ok, no. Forse devo mollare. Poi dopo però ti posso garantire che è più forte la passione, la voglia, la determinazione che ho sempre avuto nel fare quello che amo, perché poi la fortuna è poter vivere di quello che si ama veramente. È una fortuna, si fatica tanto nel farlo, però devo dire che è una fortuna, quindi no, non ho mollato, perché era più forte quella fiamma interiore che non si spegne, c'è poco da fare, non si spegne. Lidia, hai usato una parola che mi piace molto, e che è la parola fortuna, perché credo che il talento sia imprescindibile e fondamentale, ma anche la fortuna gioca la sua grande parte. C'è stato un incontro fortunato nella tua vita artistica? Guarda, ce ne sono stati, devo dire che ce ne sono stati tanti, perché sono stata fortunata da tanti punti di vista, nel fare anche tante esperienze che mi hanno resa quello che sono oggi e mi hanno poi formata. Uno in particolare non te lo saprei dire, però guarda, mi sono tolta tante soddisfazioni questo mestiere, e continuerò, spero, a farlo, e soprattutto adesso sono anche in una fase che, nonostante tutto, la contraddizione appunto del momento Covid che ci porta e che ha portato tutto il mondo dello spettacolo, sappiamo benissimo, a un blocco totale da febbraio dell'anno scorso, e sono parecchi mesi, nonostante questo però è ancora di più scattata la voglia di scrivere, di dire, di avere delle cose da dire, da esprimere. Quindi sto lavorando al mio progetto per questo, sto lavorando ai pezzi per questo, e ho una prossima uscita
E non vediamo l'ora, brava, brava Lidia Schillaci. Io mi ricordo di te, noi abbiamo fatto un incontro noi a Castellammare del Golfo. Se Castellammare ci credo, dimmi quando ci siamo incontrati. Abbiamo fatto un incontro sì. L'estate prima che saresti andata in trasmissione su Rai 1 a tale quale show. Sì. Ah, sì. Ok. Ero okay, insieme sì. a mia moglie Roberta Maimone. Certo, ma certo, saluta la tantissima. Come no, come no, come no. E alla domanda di Roberta che ti fece in quella sera, ma è la tua prospettiva futura? E mi ricordo quelle tue parole quando hai detto: ho qualcosa, ma non posso dire niente. Ma eri felicissima, ma eri felicissima. Porca miseria. E con Roberta poi, quando sei andata via, ci siamo salutati e dicevamo: guarda, secondo me Lidia avrà qualcosa sotto che trama. È una cosa tremenda. Credimi, nelle tue puntate, quando sei stata presente, ovviamente, Castellammare è stata, e non solo, sempre con te. Cioè, c'era un ego. Io amo il mio paese. Sì, sì, come no, figurati, a fare sì, il tifo sì. per te. Lo so bene, ed è una cosa bellissima perché, guarda, io penso che non bisogna mai dimenticarsi delle proprie radici e delle persone che alla fine ti sostengono anche nel proprio paesino da dove vieni, perché poi alla certo. fine questo è, e quindi è giusto che ci sia il sostegno. Io quando succede qualcosa di positivo nella mia città, ne sono felicissima, ne sono orgogliosa. Ottimo. E soffro al contrario se succedono delle cose brutte, quindi... vabbè, capita anche quello, no? Allora, Lidia... capita tutto, come nella vita. Esatto. È vero. Allora, capitolo tale quale show. Esatto. Hai interpretato tantissimi artisti. Qual è stato quello che ti è piaciuto di più? Quello che ti assomiglia di più? Ma allora, guarda, io penso che l'interpretazione della prima puntata di tale quale show dell'anno scorso, quando ho fatto Lady Gaga, è stata un'emozione incredibile, perché io penso di essermi calata dentro a quella parte, a quel ruolo, oltre che vocalmente, ma proprio con il cuore. E quell'anno ero stata in America, avevo visto il film A Star Is Born in lingua originale, poi sono sì. tornata, l'ho dovuto rivedere anche in lingua italiana sì. e devo dire che la forza, la determinazione della storia che si racconta in questo film, bellissimo, di questa l'altro. ragazza, sì esatto, bellissimo, di questa ragazza alla quale viene data un'opportunità con un finale che poi alla fine non è stato uno dei finali più a lieto fine di un film così, di un classico film così, che ti aspetti un finale alle tue fine, invece no, tutto il contrario. Lasciamo stare, perché al cinema piangevano tutti, ci sono esatto. andato con dei pancabestia baresi che saluto, esatto. piangevano esatto. più di me, ho detto ma allora non sono soltanto io a essere esageratamente sensibile, ma dico ma come vi viene in mente di far finire così un film? Ma c'è gente che poi sta male la notte. Scusa, brava, Lidia. Infatti sei stato molto male, hai ragione, però guarda, la cosa artistica, diciamo, se vogliamo vederla dal punto artistico, che si è messa in risalto un po' quel contrasto che poi alla fine la vita ti mette di fronte a dei contrasti che tu quasi non ci credi, ma com'è possibile? Perché la realtà supera la fantasia in realtà. E quindi quel contrasto lì si è avvicinato molto di più a quello che potrebbe essere poi la realtà, no? Sì. E quella cosa lì mi ha lasciato proprio un segno. Poi l'ho portato sul palco di tale quale quella sera lì, me lo ricordo benissimo, che sono entrata proprio con l'idea di essere quel personaggio al 100%, ed è stata un'emozione, guarda, incredibile, io me la ricordo benissimo. Bellissimo. Lidia, mi dici com'è portare la musica in TV? Allora, è una cosa particolare, perché comunque i tempi televisivi sono i tempi televisivi, devi dare tutto in quei pochi minuti, è una cosa di estrema concentrazione, devi essere molto concentrato, quindi ti devi allenare per farlo, non sempre si arriva preparati per poter fare una cosa del genere, certo. Anche perché è buona alla prima, dal vivo, tutto, esatto. tutto così, quindi... Cioè, Non hai diciamo, la seconda opportunità, non hai una seconda chance, quindi devi essere molto concentrato, molto centrato in quello che fai. E ti devo dire una cosa, ve la dico, ti caghi sotto prima di essere sul palco, però poi se va bene ti prendi anche delle belle soddisfazioni. E così è stato, ma... Sì.
voglio chiederti, hai mai presentato un tuo pezzo al Festival di Sanremo? Vabbè, quante volte è successo, tante volte. Ma con come parlare per fare te trase del dopo, fammi capire, cioè, è giusto. Oh. E poi un siciliano, giustamente, con come parlare, con come parlare. Ah, guarda, guarda, non lo so, con i santi del cielo, guarda, non lo so. Però, guarda, speriamo, insomma, arrivi presto, adesso, insomma, con tutto il lavoro che sto mettendo in cantiere, spero arrivi presto, insomma, quell'emozione. È sicuramente un sogno che ho da bambina, perché chi non ha seguito il Festival di Sanremo è comunque uno dei festival più importanti che abbiamo in Italia, quindi sicuramente non posso negarti che è un sogno che ho fin da quando ero piccola. Noi ovviamente te lo auguriamo. E mi dici che ti è piaciuto di più nell'ultima edizione del festival? Allora, io sono molto contenta della vittoria dei Maneskin, devo dirti la verità, perché mi erano piaciuti fin dalla prima serata, quando ho ascoltato per la prima volta. Loro si sono mangiati letteralmente il palco e soprattutto hanno rivoluzionato in realtà con questa vittoria un po' la musica, perché ha rivinto il rock, che non vinceva da secoli, ragazzi. Il rock esiste ancora, il rock esistono, gli strumenti suonati veramente. Forse l'ultimo, guarda, sarà stato Enrico Ruggeri con Mistero. Esatto, ma infatti guarda, se ti dico, è stata una bella 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 cosa, perché si sentiva la musica suonata davvero, perché va bene, ok, la musica elettronica, la nuova musica trap, è l'autotune bella, l'autotune eccetera eccetera eccetera. No, lasciamo perdere questione autotune, perché io sono assolutamente contrario. Lo sapevo, ma per quello non che chiaramente non lo sei nemmeno sotto tortura. Lo sapevo, esatto, me lo immaginavo. Non userei neanche sotto tortura l'autotune, però vabbè, comunque se chi la usa come stile, diciamo, della propria musica, va bene tutto, c'è la libertà di fare qualsiasi cosa nella musica. E allora, cara Lidia, scusa? Sì. Sono il professore Cimabue, anche io volevo farti una domanda. Sì, allora, Lidia, abbiamo la parte da rispettare, rispettosa, certo, del programma, ecco, che è il professore Cimabue. Okay. E allora, informare una domanda. Molto piacere intanto. Tu a tale quale sei stata a contatto con tanti artisti. Allora, il professore alla Luna deve dare del lei, eh? Sì, sì, certo, ma il professore sono io, quindi decido io. Ma la Luna! A lei gli do del lei, perché lei ha bisogno perché, del lei. Perché lei! Cioè, soprattutto anche oggi, perché la festa è la donna, quindi un lei. Bravo, professore! E allora, dicevo, cara Lidia. Professore, mi dica. E allora, dicevo... sì. A tale quale sei stata a contatto con tanti artisti, sì, ma com'è stata la tua esperienza con il grande Gigi Proietti? Ah vabbè, guarda, io sono onorata quando Gigi ha espresso il suo parere nei miei confronti. Io ti giuro, quella notte non ho dormito, perché ho detto, cioè, me l'ha detto lui, veramente me lo ricordo benissimo, quando proprio mi ha detto notevole, meravigliosa. Poi tra l'altro una canzone che è stata da sempre il mio cavallo di battaglia, che era I Will Always Love You di Whitney Houston, quindi cioè, pazzesco, quel complimento lì me lo porterò per sempre nel cuore. Io lo vedo perché mia madre e mio nipote, anche se non potevano vedere la trasmissione, l'indomani andavano sul Real Player per rivedersela, e mio nipote gli diceva E allora Lidia, se piace ai bambini hai vinto, perché loro sono sinceri sempre. È vero, questa cosa mi riempie il cuore veramente sempre pieno di gioia. Io adoro i bambini. Lidia, tu hai fatto la corista ad Eros Ramazzotti, avete fatto una tournée mondiale. Io quattro tournée mondiali con Eros. Sì. Per una donna che nella vita vuole fare la cantante, com'è essere e fare la corista? Guarda, io spero che non... allora, spero che tu abbia capito la mia domanda. Certo. Non voglio assolutamente screditare, assolutamente guarda, allora, i coristi, assolutamente. Ti dico come la penso. Su questo argomento c'è da aprire veramente un capitolo che potremmo stare qua ore e ore a parlare. Allora, io parto da un presupposto
è molto semplice. Aretha Franklin, Whitney Houston, Dionne Warwick, non lo so, quasi quante ne vogliamo dire, Johnny Mitchell, ma ce ne sono tantissime, sono nate da i cori dentro le chiese, sono nati da accompagnare anche degli artisti nei tour. Sì. Quindi se fare musica, cantare, non è da incasellare dentro qualche stereotipo. Cioè, allora, questa è solo una nostra esigenza, quella di volerci incasellare, ma tutti i musicisti che salgono sul palco, ma anche i musicisti che accompagnano gli artisti, sono artisti, ma tutti gli effetti, perché sono loro a portare avanti lo spettacolo e a sostenere l'artista soprattutto. Quindi guarda, io non, per me non c'è differenza, ma infatti non c'è differenza mai, per gli artisti non c'è differenza. Se tu stai lì a cantare insieme ad Eros e fai tutti i duetti con lui, per lui non è che tu sei la sua vocal e sei la sua corista, tu sei un artista come lo è lui, allo stesso livello. Parte della stessa famiglia, parte della stessa famiglia. Sì, sì, quello è così. E sono gli altri che vedono questa differenza, ma noi musicisti questa differenza non esiste. Allora Lidia, dimmi i tuoi progetti futuri, dimmeli, ti prego. Allora guarda, allora, i miei progetti futuri, sì, intanto sono che sto lavorando alla prossima uscita di un singolo, non vi posso dire ancora quando, perché no, non ce l'abbiamo chiaro nemmeno anche noi, nemmeno ci noi lasciamo, in questo momento. Ci lasciamo di nuovo così, allora, che mi dice non vi posso dire niente. No, non posso dirvi quando. No, però sì, okay, sarà, ma figurati. Sarà una prossima uscita e quindi, e poi da lì in poi, insomma, vedremo che succede. Allora Lidia, io ti strappo una promessa. Nel momento in cui uscirà questo progetto, con la speranza che questo Covid possa veramente scomparire, ti aspettiamo qui ad Alcamo. Sì, aspettiamo qui ad Alcamo proprio fisicamente, carne ed ossa, certo, ti vogliamo. Ma certo. Mia madre e mio nipote sono in prima fila. Ok, io sarò molto felice di essere dei vostri, molto felice. Tutta la Sicilia ti aspetta a braccia aperte, Lidia. Grazie, grazie, evviva, grazie mille, grazie per essere stata in nostra compagnia. Ma grazie. Un abbraccio a tutti con il cuore proprio aperto, grande, grazie, grande, grande. Lidia. Ciao. Grazie, Lidia. Tu sei la dimostrazione che quando un talento è vero e puro, non importa quanto tempo ci voglia, ma alla fine i sogni si realizzano. Brava, si Valentina. Realizzano, sì, Lidia, senza alcuna fretta. Tutto quello che è destinato a te arriverà prima o poi. Bravissima, è vero. Io lo penso, l'ho sempre pensata così, quindi avanti tutta, si lavora duro, ma si continua a lavorare con la voglia proprio di metterci tutta l'anima. E tutta la voce, cara Lidia, grazie. Grazie, grazie mille, Lidia. Grazie mille, Lidia. Grazie, grazie. La Sicilia ti vuole bene. Grazie. La Sicilia è con te. Anch'io vi amo, vi amo. Grazie mille, Lidia. Grazie, ciao, Lidia. Grazie ancora. Ciao. E auguri, buona festa della donna. Buona festa della donna. E buona festa delle donne. Grazie. Auguri a tutte le donne. Ciao. Ciao. Mamma mia, che è stato bello! Brava Valentina, ma porca miseria, anche che tu da c'è? Donna, quante domande! Quante domande! Mamma mia! Una volta un uomo mi ha detto: le tue domande mi mettono ansia. È l'aso. Pensa, a me invece mettono ansia le risposte. Vabbè Valenti, però poi tu c'hai da contrabbattere, quindi. Ma allora io adoro fare domande da sempre, vero? E questo mestiere io lo amo anche per questo, perché mi dà la possibilità, certo, di fare un sacco di domande. Certo, come no. E poi Lidia è nel cuore di tutti, eh? Sì. Quando intervistiamo un artista che è siciliano, poi insomma, come no, è sempre bello, è sempre bello. Io sono orgoglioso quando fai queste interviste, perché hai gli occhi pieni di veramente di verità, di verità. Mi piace, no? Perché lo faccio con passione, perché ci credo.
Brava, brava, grazie, Valentina. Grazie Francesco, grazie. E allora, cara Valentina, adesso passiamo al professor Cimabue. Deve dire qualcosa sulla donna, vero? Sì. Allora, no, però ve la posso dire una cosa. Dimmi. Vedete che il professor Cimabue è ancora a maniche corte. Non... Oh, in questo... No, ma in questo periodo farsi venire la febbre non è in proprio consigliato. In questo momento la temperatura del mio corpo è scesa sulle... Posso che dire, poi le, no, perché 35 poi mi sentirei in 34. No, mi sentirei no, in colpa se gli viene qualche manciacco. Gli fa bene perché rimane sempre giovane, è refrigerato, capito? Sì, sì. Quindi, allora professore, prego. C'è la soda pure. Allora, ora parliamo con i bambini. Bambini, avete visto, avete sentito questa intervista, ma ora parliamo della donna. Della donna. Perfetto. Oggi è la festa delle donne. Ok. E allora, cari bambini, oggi parleremo della donna. Scusi, sì. Professore, mi scusi, ma questo messaggio lo devo leggere adesso perché è appena arrivato. Certo. Un caro saluto. Aspetta che non ci vedo, è che ho un problema. Ma perché le parla barese? Non ho capito. No, ci vedo perché io mi è rimasta la cosa che io quando sono nato una volta, io sono nato una volta in Baria. E quindi parlo Baria, che bagheria. E quindi parlo barese. Un caro saluto e tanti auguri a Valentina e tanti complimenti per la trasmissione. Vi seguo. Bella l'intervista a Lidia da Luana. Buon lavoro! Grazie mille. Ciao Luana. Grazie mille, auguri anche a te. Grazie Luana. Scusi professore, prego. Prego. E allora, bambini. Allora, la donna è un animale. Come un animale? Nel senso che è un mammifero. Ma che vuol dire? La donna tutte. Scusate, c'è stato un errore qua. Sì. La donna è donna, questo già l'abbiamo capito. Okay. La donna è donna, è fine. Quindi oggi ho scritto delle cose per voi bambini. Okay. Che tipo che sono delle mie riflessioni sulla donna. E aforismi sulla donna. Per capire cos'è la donna. Che bambini ancora. Sì. E allora, se una donna vi dice 5 minuti e scendo, vuol dire che tra 5 minuti scenderà. Sì. È inutile che citofonare ogni mezz'ora. È vero, è vero. Non è vero, è un luogo comune questo. Figuratevi che i 5 minuti di una donna sono come gli anni dei cani. Li devi moltiplicare per 7. Invece quando stavo per dire una cosa, non la posso dire. Cara Valentina, quando ci sarà la festa degli uomini, gliela dico dopo. Okay. A microfoni spenti. Vado avanti, professore, che mi piace. Anche nella Bibbia si parla della donna, infatti c'è scritto: il sesto giorno Dio creò l'uomo, poi creò la donna, poi creò di nuovo l'uomo perché l'altro se l'era scappato. Ma cosa insegna i bambini? Ma non è vero! È vero. Ma non... Valentina, ma guarda, ma cosa Ciccio, mi devi fare una cortesia? mi devi tenere. No, non ci possiamo toccare. Non ci possiamo toccare, Valentina. Alle donne, noi cari bambini maschietti, le donne ci piacciono, che vogliono l'uomo bello da vedere, duro dal punto di vista. In che senso? Bello da vedere. Esatto. Ascolta. Duro al punto. Al primo impatto. Sì. Al primo duro impatto. Duro cattivo, no? Sì. Duro, no? E dolce in profondità. Esatto. Cioè non volete un uomo, volete un Ferrero Rocher. Ma veramente? Ambrogio, tra l'altro il Ferrero Rocher è pure giallo. Le donne sono anche miracolate. Miracolate. Sono miracolose. Ah sì? Sono miracolate. Il miracolo per lei ci vuole, professore? Nel senso che si bagnano senza toccare l'acqua. Ma come? Ma dai, no, professore. Perdono sangue senza ferirsi. Ma no, dai. Aspetta, scusate, ma la sono persa perché guardavo il regista. Dice che perdete sangue senza che vi ferite. E vabbè, questo è un miracolo, eh? Certo, e solo noi lo possiamo fare. Okay. Fanno il latte senza mangiare l'erba. E rompono le palle senza toccarli. No, no. Siamo in questo momento. Questo è vero. Madonna, avanti. Ne sta dicendo il cotte di crudo. Bambini, guarda, c'è da ascoltarlo o no? Io parlo di più con i bambini maschietti comunque. Però comunque e poi vi lamentate se quando ci dite: amore, ma sei arrabbiata? Che cos'hai? Noi cos'è che vi diciamo? Niente. Niente. Vado avanti. Ed è lì che voi dovete scappare. Vi dovete fingere morti. Non saprei, guarda. Per esempio, qualche bambino mi ha chiesto poco fa: professore, cos'è il ciclo? Vabbè. E io ho detto: quando l'uomo ha torto ancora prima di svegliarsi. Giusto. È vero. Ecco. È vero. Ma non è vero, dai. Avete torto, ragazzi. Comunque, per esempio, mia moglie si veste da mozzafiato e cucina allo stesso modo. Non l'ho capita.
e poi la capirai quando ti sposerai. Allora, lui è promesso di tutto, quindi mia moglie e io siamo stati felici per 20 anni, certo. Poi ci siamo incontrati. Ma come? Dai, professor, ma non è giusto. Ma, signora, non lo ascolto. Quando un uomo... Uomini, sposatevi! Donne, sposate gli uomini, sposatevi. Perché nessun uomo deve rimanere impunito. Nessun uomo deve rimanere impunito. Nessuno. Sposatevi e poi vedete cosa vi succederà. Ma che lezione, professore. Quando un uomo ti ruba la donna... Sì. Non c'è miglior vendetta che lasciargliela. Ma per quale motivo? Scusa. Questa è la vendetta. Ho capito, bene. Mi ha sposato un giudice. Sì. Ora pretendo la giuria. Ecco. Per... Professore, ma cosa insegni ai bambini? Qual è la differenza tra un ragazzo e un marito? 30 kg. 30 kg. Questo è vero, però. Cosa dire a una donna quando è incavolata? Sì. Hai ragione. Bravo. Ho torto. Bravo. Andiamo all'IKEA. No, allora ragazzi, scusate, io forse sarò l'unica donna ad odiare IKEA. C'è proprio, per me è una tortura. Portala al Lupin, allora, non lo so. Qual è la differenza fra una fata e una strega? 10 anni di matrimonio. Ma come? Ho comprato a mia moglie un'auto nuova. Sì. È uscita poco fa e mi ha chiamato dicendomi: caro, ho un problema, c'è dell'acqua nel carburatore. Dico, amore, dov'è la macchina? Nel fiume. Ma come? Ancora? Il segreto tra un matrimonio felice, lo sapete qual è? Qual è? Rimane un segreto. No, il segreto, dai, per un matrimonio felice. Ma non ascoltate. Rimane un segreto. Non ascoltate. Non ho parlato con mia moglie per 18 mesi. Non è educato a interrompere le persone. Siamo un po' logorroiche. La mia ragazza mi ha detto che dovevo essere più affezionato. Così sì. Adesso ho 2 ragazze. Non si fa. Non mi si hanno fa. Rubato la carta di credito. Ma ho preferito non fare denuncia alla polizia. Ho scoperto che il ladro spende meno di mia moglie. Certo, come no? Come no? Ho scambiato alcune parole. Allora, scusi professore, noi donne non abbiamo bisogno del bancomat dei vostri uomini. Noi siamo indipendenti economicamente. Donne, è arrivato la rotina. Donne, scopate a mezzogiorno, scopate la sera e scopate il pomeriggio. 3 scope e 5 euro. Esatto. Comunque, ho scambiato alcune parole con mia moglie. Sì. E lei mi ha risposto con alcuni paragrafi. Bene. Lo lasci dire a me. Sì. Comunque, viva le donne, i bambini, esatto. Noi uomini siamo tutti dei maiali. Però se arriva un presunto Rocco Siffredi su Twitter, volano reggiseni e mutandine. Auguri a tutte le donne. Auguri a tutte le donne. Guarda Valentina, se mi davi 5 secondi di tempo, almeno diciamo la vera storia della festa della donna, perché ci tengo. Sì. Perché noi qua diciamo tutti auguri, però tanti auguri a buon compleanno. E allora, mi sono scritto 2 paroline. Allora, la storia della festa della donna risale ai primi del Novecento. Per molti l'origine dell'8 marzo è la tragedia accaduta nel 1908 che avrebbe come protagoniste le operaie dell'industria Cotton di New York rimaste uccise da un incendio. Lì vicino l'industria, un albero di mimose, simbolo della giornata. Ma l'8 marzo in realtà è legata alla rivendicazione dei diritti delle donne, tra i quali anche il diritto di voto. Ricordiamo che l'8 marzo è la giornata internazionale dei diritti della donna, per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e anche politiche, sia le discriminazioni, le violenze di cui le donne sono ancora oggetto in molte parti del mondo, e di queste di qua sono infelice io. Viene associata alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e viene chiamata appunto festa della donna, anche se sarebbe più corretto, come è stato detto in tutti i telegiornali e in tutte le stazioni radio e web radio, la giornata internazionale della donna, perché la motivazione non è la festa ma la riflessione. Fonti ONU invitano ad operare affinché, questo è quello che diceva Lidia Schillaci poco fa, affinché nel mondo si possa raggiungere una effettiva parità di genere entro il 2031. Ma io direi, perché no, anche prima. Assolutamente sì.
Devi dire qualcosa? Tu. Esatto. Donna che non ti senti all'altezza, a te che dicono sei troppo sicca. Sì. A te che dicono Mima sei fatta grossa. A te che dicono non ce la farei mai, io lo sai cosa ti dico, che sei meravigliosa, sei bellissima. Bellissima. Brava Valentina. E ti voglio bene, ti devi volere bene pure tu. Brava, brava Valentina, mi sei piaciuta. Caspita quanto mi piace quando fai queste tue entrate così, queste... porca miseria. E siamo quasi alla fine della trasmissione, io ho quattro notizie da dare. Ladro ad Alcamo dichiara, le donne mi corrono dietro, specialmente per riprendersi la borsetta. Inserzione giornalistica, oggi 8 marzo scrivono le donne, non hanno peli sulla lingua, ma se li hanno non sono i suoi. Notizie direttamente dall'aldilà, dopo un'accurata ricerca in paradiso si contano al massimo il 30% delle donne. Gli angeli di ricerca dichiarano, se ce ne fossero state di più, sarebbe stato un inferno. Ultima notizia, dopo una ricerca accurata, sì, hanno constatato quale fosse la canzone amata dalle donne. Signori e signori, la canzone infatti è Il cielo in una stanza, perché c'è un organo che vibra. E questo è il Positive Speciale Donne. Grazie mille Valentina per aver assimilato tutto. Ma dai, ma sì, sì, ma grazie. L'ho fatto volentieri. Allora, il professore Cimabue si è spogliato per me e esatto, per il pubblico femminile che ci guarda. Tu hai portato allegria, simpatia, hai portato le mimose, ma quindi, ma grazie a voi Paolo che rende sempre tutto questo possibile, ragazzi miei. Avete reso il pomeriggio della festa delle donne, il mio pomeriggio, esatto, bello, spensierato. Noi ma abbiamo grazie avuto qua una donna, in rappresentanza, io lo voglio dire, rappresentante di tutte le donne, in rappresentanza di tutte le donne, oggi Valentina Renda è la vincitrice, signori. Mamma mia! Grazie, viva, grazie! Viva le Valentine Randa! Grazie, grazie, the grazie Valentine, veramente! Grazie Ciccio, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Questa nuova puntata è finita. Noi vi diamo appuntamento venerdì. Venerdì prossimo alle 18 in diretta. Alle 18 in diretta avremo ospite a Giuseppe Ingrassia, un ragazzo che è tutta una cultura anche artistica a livello musicale, ma anche teatrale questa volta. Avremo tanto di parlare. Ciao Giuseppe, ci vediamo a porte aperte su AP Web Radio, su canale 93 del Digitale Terrestre, su Video Sicilia. Cara Valentina, grazie al nostro professore Cimabue, grazie al nostro Paolo Di Bella, grazie a Gaspare Calvaruso. E ovviamente grazie al pubblico che ci ha guardati, ragazzi. Essere donna è una fatica, richiede coraggio, ma è meraviglioso. Io pure voglio diventare donna qualche giorno. Attenzione! Auguri, auguri! Ciao ragazzi! Auguri. A porta porte! Auguri! Venerdì! Mua. Ciao! Ciao, grazie! A venerdì prossimo! Ciao! Listen, baby. Ha 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 ha